l'altro video trucchetti che so che vi piacciono tantissimo. E questa volta parliamo di 10 trucchetti solo e soltanto per il make-up. Quindi beauty addicted in ascolto, seguite il video fino alla fine perché sarà pieno di cose eclatanti. Come negli altri video trucchetti troverete le foto nel corso del video. Primo trucchetto, come fare un fissante spray fatto in casa. E è una cosa fighissima perché io questo l'ho già fatto tantissime volte. Tra l'altro è fatto soltanto da 2 ingredienti e il terzo ingrediente, cioè la cosa che ci serve, è il contenitore spray, di quelli anche da viaggio che si comprano che hanno appunto lo spruzzino. E i 2 ingredienti sono facilissimi, ci servirà l'aloe vera e della semplice acqua, quindi una cosa più semplice non può esistere. A cosa serve il fissante spray prima di tutto? Può essere utilizzato sia come rinfrescante prima del trucco o anche proprio come primer prima del trucco, o altrimenti fissante dopo trucco, quindi quando avete concluso la base, trucco occhi, labbra eccetera, potete utilizzarlo alla fine. Come si fa? Allora, bisogna mettere una parte di gel di aloe vera e 2 parti di acqua, poi le dosi stanno a voi, però queste sono le parti in cui bisogna dividerli. Provatelo e fatemi sapere come vi trovate, perché io lo usavo tantissimo prima di poi comprare quelli già confezionati dalle aziende, però è fantastico. Secondo trucchetto per il make up, questo è fantastico per tutte le beauty addicted che viaggiano spesso e non sanno mai come portarsi cremine fondotinta, perché sapete, e se non lo sapete adesso ve lo dico, che in viaggio, soprattutto in aereo, perché quello è il problema, non si possono portare prodotti superiori ai 100 ml nel bagaglio a mano. E quindi per chi viaggia spesso e magari appunto utilizza soltanto il bagaglio a mano, questo è un trucco fantastico. Vi servirà una cannuccia, accendino e il prodotto poi che dovete mettere all'interno, che naturalmente sia liquido o comunque cremoso. Cosa bisogna fare? Bisogna prendere una cannuccia, tagliarlo della dimensione che ci serve, con l'accendino bruciare un lato, soltanto uno, della cannuccia e chiuderla, versare il prodotto all'interno e con l'accendino poi serrare l'altra parte, e così avrete una sorta di mini pillolina, no? Che poi quando vi servirà andrete a tagliare e potete utilizzare il prodotto, ed è una genialata. Terzo trucchetto, anche questo magari per chi viaggia molto spesso, è mascara last minute. Cosa intendo per mascara last minute? Se magari vi siete scordate il mascara e avete un evento importante, una cena di lavoro e dovete utilizzarlo per forza, vi do questo piccolo trucchetto su come poterlo fare molto velocemente. Vi servirà un ombretto nero, un primer da viso e la vasellina. Se non avete la vasellina, è burro cacao. Semplicemente dovrete mischiare tutte queste cose insieme, arrivare alla consistenza che volete, insomma che vi pare più giusta, e con una spazzolina da denti prelevare il prodotto e andarlo ad applicare. Mi è capitato di farlo una volta soltanto, ma mi è sembrata anche questa una genialata e dovevo assolutamente condividerla con voi. Quarto trucchetto, come ottenere una riga di eyeliner al bacio, perfetta. So che molte persone hanno problemi con l'utilizzo di questo prodotto specifico che è l'eyeliner. Il consiglio che vi do come sempre è di fare tanta pratica, ma se volete ottenere una linea super precisa e pulita, la cosa più utile da utilizzare è lo scotch. Basta prendere un pezzetto di scotch, metterlo alla fine dell'occhio, fare la forma che volete e poi applicare l'eyeliner e verrà una cosa semplicissima, super pulita, e ci metterete, vi assicuro, pochissimo, anche se non avete mai utilizzato l'eyeliner in vita vostra. Questo provare per credere. Quinto trucchetto che mi è capitato di usare tantissime volte, questo è quello che ho usato più di tutte perché sapete quanto io abbia dei problemi con le mie ciglia, ed è appunto un trucchetto su come rendere le ciglia più voluminose e più lunghe. Semplicemente vi servirà una cipria in polvere libera o compatta, io mi trovo meglio con quella in polvere libera perché riesco a prenderla meglio. E cosa dovete fare? Tra una passata e l'altra del mascara, anche prima di applicare il mascara, tamponate col dito un po' di cipria, stando attenta che non vi cade negli occhi naturalmente, e poi andare a rifare un'altra passata finché poi non otterrete l'effetto che vi piace di più. Naturalmente non mettete troppa cipria perché altrimenti stiamo andando a creare tanti grumetti, ma se la dosate nel modo giusto vi posso assicurare che anche questo è super geniale. Sesto trucchetto, anche questo per chi viaggia spesso, potete evitare da oggi in poi di portare l'eyeliner in viaggio se lo utilizzate spesso, perché vi basterà semplicemente portare il mascara e utilizzare quello come eyeliner. L'importante è portarsi un pennellino per
prelevare il mascara e appunto poi andarlo ad applicare come eyeliner. Vi assicuro, questo l'ho utilizzato tantissime volte e funziona da Dio, perfetto, non fa una piega. Settimo trucchetto per chi usa gli ombretti e magari a volte si è ritrovato a comprarne uno e ha visto che è farinoso, fa fallout ovunque e vi rimane tutta la polverina sotto gli occhi e magari un ombretto scuro e avete già fatto la base, è la cosa più brutta che possa succedere. Quindi come fare per evitare questa cosa? Uno, si possono comprare dei pad che esistono già preformati, che potete comprare ma costano tantissimo. Quindi un'altra cosa che vi dico, che più o meno abbiamo tutti in casa, noi donne sicuramente li abbiamo tutte in casa, cosa dovete fare? Dovete prendere un salva slip, tagliarlo della forma che più vi sta meglio e applicarlo sotto gli occhi, cioè vi posso assicurare che raccoglie ogni, e dico ogni, particella di ombretto che vi cadrà e così state sicure che non vi si sporca niente. Ottavo trucchetto, vi è mai capitato di comprare delle salviette struccanti e ritrovare poi l'interno che erano secche? Sempre, o comunque non mi basta mai la dose di struccante che c'è all'interno delle salviettine. Quindi cosa faccio? Io prendo l'acqua micellare che vi ho fatto vedere tantissime volte, ormai esiste di tanti marchi, la versate un pochino, non troppo naturalmente, però un bel po' nelle salviette struccanti, chiudete, agitate un pochino e vedrete che le salviette funzioneranno come mai hanno fatto. Questo provatelo perché è meraviglioso. Nono trucchetto che ultimamente si sta vedendo un po' di più, prima poca gente lo faceva, sto parlando di utilizzare gli ombretti come veri e propri illuminanti. A me è capitato tantissime volte di utilizzare un ombretto e dire oh mio Dio, questo come illuminante sarebbe fenomenale, e l'ho fatto e devo dire che il risultato non mi ha assolutamente delusa, anzi devo dire che molti ombretti sono molto meglio degli illuminanti, quindi se siete bandite di illuminanti come me non potete non provare. Il decimo trucchetto è un trucchetto che mi riguarda molto da vicino, perché sto parlando di riparare ombretti, fard, blush, terre, qualsiasi prodotto in cialda che vi si è rotto. Come possiamo riparare questo danno che ci ferisce all'interno? È facilissimo, ci serviranno tre cose fondamentalmente: l'alcol a quanti volumi volete perché fa lo stesso, poi un fazzolettino, meglio un Kleenex, comunque un fazzolettino bello sottile, e una moneta o qualcosa di piatto che va a pressare. Cosa dovete fare? Dovete prendere il prodotto rotto, briciolarlo un pochino, aggiungerci l'alcol, mescolarlo e poi dopo proprio qualche minuto che vedete che non è poi così bagnaticcio, avvolgete la moneta nel fazzoletto e poi andate a pressare. L'ho lasciato asciugare una notte così evapora l'alcol e la mattina dopo avete il prodotto perfetto come quando l'avete comprato e lo potrete riutilizzare di nuovo. Io questo l'ho utilizzato così tante volte che ormai ho perso il conto. Detto ciò, questi erano tutti i 10 trucchetti che ho scovato per quanto riguarda il make up. Spero tanto 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 vi siano piaciuti. Se volete, sul mio canale trovate altri trucchetti sia su vari social network come Snapchat e Instagram, sia trucchetti per noi ragazze, e presto arriveranno tantissimi, e dico tantissimi, altri trucchetti che sicuramente potrete poi provare insieme a me. Quindi se non siete ancora iscritte, iscrivetevi per i prossimi video, mettete un pollicino in su se questi trucchetti vi sono piaciuti o se li vorreste poi provare. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Un bacione.